velocemente faccio un video tag che volevo fare da tanto tempo. Lo avevo visto sul canale di Sybil Bennett e avevo fatto già un altro proposto da lei che riguardava i tre prodotti indispensabili. Questo invece si chiama il tag del più spesso. Volevo farlo da un po' perché diciamo io scelgo a volte i video tag se li ritengo utili. O per farmi conoscere magari un po' meglio o per parlare di prodotti che uso e che diciamo mi sento di consigliare. In questo caso il tag dei più spesso io lo interpreto come i miei prodotti non preferiti perché li ritenga i migliori, ma preferiti perché li uso diciamo quotidianamente per più che altro questione di comodità, direi. Allora, ho le domande qui sul cellulare e quindi brevemente le leggo e vi faccio vedere quali sono i miei prodotti che uso quotidianamente, quindi i miei più spesso. Allora, la prima domanda chiede il fondotinta che usi più spesso. E il fondotinta che io uso più spesso ormai, credo che lo sappiate, è questo qui di Neve Cosmetics. Io lo uso nella tonalità Light Rose. Che diciamo è quella più adatta al mio tipo di pelle. In realtà ho usato anche il light neutral, anche quella insomma è chiara. Io sono molto molto chiara, si vede un po', però mi piace di più questo sottotono un po' rosato così e quindi uso questo qui. Seconda domanda, il correttore che usi più spesso e io qui ne ho due da mostrare per una motivazione. Questo qui che conoscete credo in tante, l'Erase Vast di Benefit, lo uso per la zona occhiaie, oggi ne ho un pochettino in più, ma mi sono truccata molte molte ore fa, e infatti guardate, insomma è abbastanza usato. Questa è una versione piccolina perché io in realtà l'avevo preso in un cofanetto che aveva vari prodotti di Benefit. E poi uso questo che anche vi ho fatto vedere diverse volte di Barbara Bort, che è sempre pescato, quindi anche questo comunque è buono per la zona occhiaie, però è più leggero, quindi non è esattamente coprente. Allora, normalmente quando l'occhiaia è un po' più forte uso l'Erase Past per la zona occhiaie e questo qui lo uso invece quando le occhiaie sono un po' più leggere o questo qui lo uso a volte anche sui brufoletti, su delle zone un po' arrossate, quando non sono particolarmente rosse e quindi non uso quello lì verde. Poi, terza domanda, la cipria che usi più spesso? Anche questo l'ho detto diverse volte, la cipria che io uso di più è questa qui di Avène, la Couvrance, che è fatta in questo modo qui, è in pratica un mosaico e mi piace tantissimo perché armonizza molto l'incarnato e quindi è quella che uso quotidianamente, diciamo. Poi il primer occhi che usi più spesso, io non uso tutti i giorni il primer occhi, lo uso soltanto quando faccio un make-up con diciamo degli ombretti in polvere. Comunque quello che uso più spesso in assoluto è questo qui, il Primer Potion di Urban Decay. E questo qui però non è quello bianco, diciamo è quello lì leggermente bronzato, vedete? Ho anche quello bianco, però questo non lo so, mi piace di più, mi piace il colore diciamo di base che dona all'occhio, quindi Primer Potion Urban Decay. Poi, quinta domanda, l'ombretto in polvere che usi più spesso ed è semplicemente quello in polvere che uso più spesso, questo qui di Chaka, che è il numero 2 Milk. Io lo uso tutti i giorni, in pratica, per illuminare l'arcata sopraccigliare. Quindi lo utilizzo perché usandolo tutti i giorni, questo qui è economico e quindi è compatto, ce l'ho da una vita ed è ancora insomma bello pienotto. Poi, quindi questo era l'ombretto in polvere che uso più spesso, la motivazione per cui lo uso più spesso è quindi questa, perché l'arcata io la illumino sempre e comunque e quindi
per questo. L'ombretto in crema che usi più spesso? L'ombretto in crema che io uso più spesso è stata una bella lotta a decidere tra quelli di Essence, gli Stay All Day, ma in realtà poi, pensandoci bene, quelli che sto usando molto di più sono questi qua, gli Stick Long Lasting di Kiko, e io li uso in queste due colorazioni tutti i giorni, tutti i giorni. Quando decido di fare, insomma, quando vado proprio di fretta, di fretta, di fretta, questi qui, volevo far vedere, ecco qua, sono numero 5 e numero 7, perché sono, ve li faccio vedere, sono un colore chiaro e un colore più marrone scuro, marrone sì, scuretto, insomma, del rosato, e io uso anche oggi il look che ho in questo momento, fatto, ripeto, tante ore fa, ma che resiste, ve lo faccio vedere se ci riesco. Vedete, sarà un po' rovinato ora, non lo so perché non riesco a vedere bene. Comunque io uso spesso il chiaro più verso l'interno e nella piega metto questo qui scuro, lo 05. Poi la palette che usi più spesso, anche qui è stata una lotta, diciamo, scegliere tra la Naked e questa qui, la Elegantissimi degli Arcobaleno di Neve Makeup. Però in realtà poi ho scelto questa, la faccio vedere, ma credo che la conosciate tutte. Ho scelto questa qui perché in realtà questi sono tutti colori non shimmer, quindi li preferisco soprattutto, cioè il più spesso, perché se faccio un look per tutti i giorni sicuramente utilizzo questa e non utilizzo la Naked. Poi il mascara che usi più spesso, ormai lo sapete tutte, è questo qui, il Vamp di Pupa. Faccio anche vedere lo scovolino, ma l'ho fatto vedere miliardi di volte ormai. Questo lo utilizzo tutti i giorni, questo è nero, ne ho anche uno marrone, ve l'ho già detto anche questo. A volte li alterno comunque il Pupa Vamp, mascara dei più spesso. Il blush che uso più spesso, anche qui lo sanno anche le pietre ormai, io uso tutti i giorni questo, il Silky Touch di Essence, questo nella colorazione numero 30, Secreted Girl, ed è questo colore pesca. Ed infine il rossetto lucida labbra che usi più spesso, questa è una cosa che varia da periodo a periodo. Ultimamente sto usando questo di MAC, che mi piace molto. Ecco qua. Ed è il numero The Light. Facciamo finta che si metta a fuoco, ma non si metterà mai a fuoco. Comunque vi faccio vedere. E questo qui. È bellissimo e ovviamente, come tutti i prodotti di MAC, è ottimo, dura parecchio, quindi ce l'ho anche sulle labbra ora. Guardate, è molto naturale, mi piace tanto ovviamente, quindi ultimamente, insomma, lo sto usando molto spesso. Basta, questo video è durato 9 minuti, sono stata breve, 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 breve. E vi ringrazio, vi saluto. Se riesco adesso ne registro un altro, poi scoprirete di che cosa si tratta. Un bacione, ciao Sibi Bennett, è stato carino fare questo tag. Un bacione, ciao.